Ciao ragazzi, in questa lezione andremo a riprendere il nostro percorso sull'Asia e nello specifico andremo a vedere nel dettaglio alcune considerazioni di geopolitica. Allora, andiamo a vedere come l'Asia sia stata strettamente legata all'Europa in modo particolare e anche all'America per quanto riguarda il tema della colonizzazione. Che cos'è la colonizzazione? È quel processo geopolitico, socio-culturale per cui da una madrepatria ci si dirige in alcune zone per fondare delle colonie, quindi delle unità amministrative che sono strettamente legate alla madrepatria tramite legami economici. L'Asia è stata oggetto di colonizzazione soprattutto da parte dell'Europa, ma non solo, anche gli Stati Uniti hanno colonizzato in Asia a partire dal XVI secolo, quindi a partire dal 1500, ovviamente andando avanti fino al Novecento. Gli stati interessati già nel 500 sono stati Portogallo, Spagna, a cui poi nel 700 si sono aggiunti Olanda, Inghilterra, Francia e altri stati, come ad esempio la Russia, che appunto per via terrestre, se vogliamo, si è spostata verso Oriente, ma anche, ripeto, gli Stati Uniti. Qual era l'obiettivo dei colonizzatori? Fondamentalmente il controllo delle risorse. Risorse di varia natura. E una cosa interessante che si è verificata in Asia, mentre ad esempio non si è verificato nelle Americhe o nell'Africa, è che non ci sono state dei trasferimenti di massa, ad esempio dall'Europa all'Asia, cioè gli europei non si sono trasferiti in toto o comunque in gran numero in Asia, hanno semplicemente colonizzato, cosa che invece non è successo, per esempio, per gli Stati Uniti, che come sappiamo originariamente erano una colonia inglese. Altra cosa particolare che riguarda l'Asia è che, a differenza dell'Africa, ad esempio, non è stata colonizzata interamente dall'Europa. Ci sono delle zone che sono rimaste fondamentalmente indipendenti, formalmente indipendenti nel corso del tempo, anche se poi hanno subito l'influenza del contatto europeo. E queste zone che sono rimaste, ripeto, formalmente indipendenti sono state la Cina, eccola qua, la Cina, il Giappone, poi abbiamo, scusate. La Cina, intanto ve le nomino, la Cina, il Giappone, la Thailandia, l'Arabia Saudita e la Mongolia. Queste sono le località che sono rimaste praticamente formalmente indipendenti, anche se poi, ripeto, hanno subito il condizionamento da parte dell'Europa. Perché c'è? E qua vedete in questa carta tematica, vedete, la carta risale al 1926, come vi dice la nota. Vedete, l'Europa ha un grande controllo sull'Asia, diretto o indiretto. Abbiamo ad esempio la zona qui sotto l'equatore dell'Indonesia, che corrisponde all'epoca, corrisponde a quelle che erano le Indie orientali olandesi. Appunto, l'influenza qui era legata all'Olanda. Poi abbiamo queste zone con questo rosa un pochino più scuro, tipo l'India. Sono zone o colonie o protettorati, cioè delle zone indipendenti che comunque hanno un legame politico con, in questo caso, l'Inghilterra, con la Gran Bretagna. Poi abbiamo delle colonie francesi, tipo l'Indocina francese, qui. E poi abbiamo, vabbè, le colonie olandesi, le abbiamo detto, francesi. Abbiamo anche delle colonie statunitensi, tipo nello specifico qui le Filippine. Come vedete, c'è questa presenza della popolazione europea a livello di colonizzazione in Asia. Quando è che è cominciato il processo di decolonizzazione, cioè il processo che ha portato all'indipendenza politica ed economica, soprattutto di queste colonie? Diciamo che le lotte per l'indipendenza sono iniziate subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Ad esempio, nell'Indocina francese, qui, sono cominciati i primi moti rivoluzionari e quindi hanno cominciato ad acquisire gradualmente l'indipendenza stati come il Laos, la Cambogia, il Vietnam. Per intenderci, qua c'è il Laos dove c'è la punta del mouse, qui c'è il Vietnam e poi la Cambogia invece è qua. Hanno cominciato a diventare sempre più indipendenti. Aspettate che vi trovo una cartina politica con gli stati attuali, così come sono, e così insomma ci rendiamo conto.
Quindi gradualmente c'è stata la presa di consapevolezza da parte di queste popolazioni. Ecco qua. Vedete, quel gruppo che c'era prima si è staccato, la Cambogia, il Laos e il Vietnam sono diventati indipendenti rispetto al controllo francese. Vietnam che noi ricordiamo perché è stato sede di un importante conflitto tra il 1955 e il 1975, appunto la guerra del Vietnam. Il Vietnam praticamente era diviso in due. C'era il Vietnam del Nord, che era filo comunista, quindi era legato alla visione, alla colorazione di partito tipicamente dell'Unione Sovietica. E dall'altra parte c'era il Vietnam del Sud, che invece era schierato, subiva l'influenza degli Stati Uniti. Questa guerra, che è durata 20 anni, la guerra del Vietnam, ripeto, tra il 1955 e il 1975, vedrà la vittoria del Vietnam del Nord e l'unificazione del Vietnam. Quindi oggi si parla di un unico Vietnam, però comunque è stato un teatro di guerra importante. Quindi fondamentalmente il processo di decolonizzazione è iniziato dopo la prima guerra mondiale, ma poi si è protratto nel tempo dopo la seconda guerra mondiale con importanti sconvolgimenti politici, tra cui, ripeto, la guerra del Vietnam. Un'altra guerra importante che è antecedente rispetto alla guerra del Vietnam è la guerra di Corea. La guerra di Corea, la Corea si trova qui, vedete? C'è la Corea del Nord e la Corea del Sud. La guerra di Corea si colloca tra il 1950 e il 1953, cioè termina 2 anni prima dell'inizio della guerra del Vietnam, e vede lo scontro tra la Corea del Sud, che è filoamericana, quella che è capitale qua, Seul, e la Corea del Nord, che invece è sotto, diciamo, la Cina comunista e l'influenza della Russia. Diciamo che questo conflitto rispetto alla guerra del Vietnam non portò a nulla di fatto, perché effettivamente la Corea continuò e continua ad essere separata. Infatti, se voi vedete, ci sono due capitali, c'è cioè la Corea del Nord, che è la sua capitale, Pyongyang, e la Corea del Sud, che è la sua capitale, Seul. Quindi diciamo che in Corea non si è riusciti a trovare un punto di incontro tra le due parti. Questa è la situazione che ad esempio riguarda le popolazioni, gli stati più ad est, ma tra gli stati che hanno lottato per avere la propria indipendenza anche in un modo più pacifico, se vogliamo, sicuramente dobbiamo ricordare l'India. L'India, che abbiamo visto prima nella cartina, essere legata alla Gran Bretagna, è sicuramente un personaggio che ha segnato la storia dell'India, è Mahatma Gandhi, morto nel 1948. E Gandhi, con la sua azione pacifica, gradualmente ha portato l'India a conquistare questa indipendenza politica, economica e culturale rispetto alla Gran Bretagna. Nonostante l'azione di Gandhi, comunque in India abbiamo avuto degli scontri, ad esempio tra musulmani ed induisti, perché, come abbiamo visto la volta scorsa, in Asia coesistono re religioni diverse, lingue diverse, culture diverse. La presenza inglese è sparita a livello politico dall'India perché appunto ha ottenuto l'indipendenza, ma non è sparita a livello culturale. Ad esempio, tuttora in India ci sono due lingue ufficiali, c'è l'hindi, che è la lingua appunto parlata in India, e l'inglese, perché per tanto tempo l'India è stata una colonia e poi un protettorato della Gran Bretagna. Visto che abbiamo nominato l'India, adesso iniziamo un percorso attraverso tre stati, in modo particolare dell'Asia, tre stati che in qualche modo possono in modo significativo descrivere l'intero continente. Nello specifico sono, aspettate che provo a zoomare indietro a farla entrare tutta nel riquadro più o meno, eccolo qua, sono l'India, la Cina e il Giappone. L'India si trova nell'Asia meridionale, la Cina nell'Asia orientale, il Giappone nell'Asia insulare. Allora, parliamo un attimo dell'India. Come vedete, l'India è una penisola ed è considerato, come vi dicevo, un subcontinente. È lo stato più esteso in questa zona. E a livello politico, che cos'è l'India? L'India, in realtà chiamata Unione Indiana, è una repubblica federale, sul modello degli Stati Uniti per intenderci, nel senso che abbiamo
un presidente dell'India e tanti governi e parlamenti autonomi. Quindi diciamo che come sistema politico è quello degli Stati Uniti, una repubblica federale. Allora, che cosa notiamo a livello un attimo geografico di questa India? Vediamo che è completamente una penisola che si colloca nell'Oceano Indiano e vediamo che invece a nord troviamo questa barriera costituita dal Karakoram e dall'Himalaya. Vedete? Cioè l'India si trova sotto l'Himalaya. E confina con che cosa? Con il Bangladesh, con il Bhutan, poi con il Nepal, con la Cina e poi col Pakistan. Ma dei confini non mi importa tanto, mi interessa che voi ricordiate questo, che sta a sud della catena dell'Himalaya, ecco qua. Allora, fondamentalmente possiamo dividere l'India in tre fasce. C'è una fascia settentrionale, quella a nord, che comprende la pianura indo-gangetica. Questa parte qua comprende questa grande pianura formata dal fiume Indo e dal Gange. Il Gange è questo fiume qui. Seguite il mouse qua. Da qua attraversa tutta la parte settentrionale. Questo è tutto quanto il Gange. L'Indo, in realtà, che è questo fiume qui, scorre per lo più in Pakistan. Solo in questa zona qui, nella zona estremamente occidentale, va ad influenzare le pianure dell'India. Quindi la pianura indo-gangetica, in realtà, per quanto riguarda l'India, è più prettamente gangetica, cioè il Gange che attraversa, se vogliamo, da est ad ovest l'India. Quindi la parte settentrionale comprende questa pianura indo-gangetica. Poi abbiamo l'India centrale che è a ridosso del fiume Narmada o Narmada, che taglia l'India più o meno a metà. Per intenderci, adesso ve lo indico, è qui, questo fiume qua, che sfocia nel mare Arabico. Questa, vedete, è la zona degli altipiani fondamentalmente. Dove c'è scritto India, ecco, questa zona qui. E poi abbiamo l'India meridionale, che è completamente una penisola, con l'altopiano di Deccan. Eccolo qui, questo qui, Deccan, questa zona marroncino chiaro che vedete, che è circondata ad est, anzi no, scusate, questa è ovest, è circondata ad ovest da che cosa? Dai rilievi dei Ghati occidentali, questi qua, che affacciano sul mare Arabico. E ad est abbiamo i Ghati orientali, questi monti che affacciano invece sull'Oceano Indiano. Sempre restando a livello di paesaggio, visto che l'ho nominato prima, non possiamo non nominare i due fiumi principali dell'India, il Gange, come vi dicevo prima, e l'Indo. L'Indo abbiamo detto che attraversa l'India solo in parte, anche se poi ne dà il nome. Il Gange, invece, è il fiume sacro dell'induismo. Nasce dall'Himalaya. Quindi nasce da qua sopra in due sorgenti e sfocia nel Golfo del Bengala. Quindi arriva da qua e poi sfocia qui nel Golfo del Bengala, unendosi poi con l'altro fiume, il Brahmaputra. Qui per intenderci, qua sono le foci del Gange dove c'è Calcutta, qua si unisce con l'altro fiume e arriva a fare questa foce qua sotto. Allora, non mi soffermo, non vi do altri dati perché insomma mi basta questo. Vediamo qualche città. Qual è la capitale? La capitale dell'India è Nuova Delhi. Nuova Delhi, che adesso vi faccio vedere dove sta. Allora, intanto vi dico i dati, poi li vediamo sulla cartina. Nuova Delhi è la capitale, ma noi ricordiamo anche altre città importanti per quanto riguarda per quanto riguarda l'India. Allora, sicuramente ricordiamo. Eccola qua. Qua è Nuova Delhi, o New Delhi. Ricordiamo altre città come Calcutta, che era l'antica capitale, eccola qui, sul Golfo del Bengala. E poi ricordiamo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, Mumbai o Bombay, che corrisponde alla Hollywood americana. Eccola qua, sulla costa occidentale, sul mare Arabico. Quindi la capitale attuale è Nuova Delhi, che si trova nell'India settentrionale. L'antica capitale era Calcutta, che si trova sempre nell'India settentrionale, però ad est, e
Un'altra città importante è Mumbai o Bombay, che si trova nell'Asia meridionale sul versante arabico e corrisponde all'Hollywood, ripeto, americana, nel senso che è la città che ha investito maggiormente sullo spettacolo, sul cinema. Andiamo a vedere adesso un altro stato, questa volta andiamo a parlare della Cina. La Cina che si trova esattamente nell'Asia centrale. Cina, che a livello politico è una repubblica popolare, ecco perché nella sigla, nell'acronimo, la Cina è spesso presentata come RPC, Made in China, a volte è scritto anche Made in RPC. Che significa RPC? Repubblica Popolare Cinese. Ma che cos'è una repubblica popolare? È una repubblica in cui la sovranità spetta a un partito di massa, nello specifico per quanto riguarda la Cina, il Partito Comunista. Allora, ricordatevi ragazzi che la Cina è il terzo paese al mondo per superficie. Il paese più grande, lo stato più grande al mondo è la Russia. Il secondo stato più esteso al mondo è il Canada. Il terzo è la Cina. Il quarto sono gli Stati Uniti. Allora, la Cina, che ha come capitale Pechino, che sta qui, che ha come capitale Pechino, praticamente può essere suddivisa in tre zone a livello geografico. Abbiamo la Cina interna, chiamata propriamente Cina, che corrisponde alla parte orientale, questa parte qua. Qui è concentrato tutte queste pianure, qui è concentrata quindi la parte che si affaccia sull'Oceano Pacifico, per intenderci, pianeggiante. Qui nella Cina orientale o Cina interna o propriamente Cina, qui è concentrato il 90% della popolazione, cioè la maggior parte dei cinesi vive nella Cina orientale o Cina interna. Poi abbiamo che cosa? La Cina esterna, che è la parte occidentale, che come vedete qui dall'immagine è una parte arida e montuosa, per cui dove troviamo l'altopiano del Tibet, ad esempio, eccolo qua, il Tibet, o il deserto di Gobi. Siccome il territorio, o l'altro deserto, l'altro deserto, il deserto di Taklimakan, siccome questa zona è particolarmente arida e impervia, la popolazione lì non riesce a installarsi, a instaurarsi. Quindi, in questa zona che è collocata tra ovest e sud-ovest, fondamentalmente vive pochissima gente, per cui possiamo dire che anche se la Cina è lo stato, il terzo stato più esteso al mondo, non è uno stato sovrappopolato, perché la popolazione non è distribuita in modo omogeneo. Ci sono delle zone in cui non ci abita praticamente nessuno, tipo la Cina esterna, e delle zone in cui la popolazione è distribuita tra le varie pianure, la Cina interna. E poi abbiamo una terza regione dello stato cinese ed è la Cina nordorientale, che corrisponde alla Manciuria. Eccola qua. La Manciuria, che sta a nord-est, praticamente corrisponde all'area collinare. Quindi ricordatevi, la maggior parte della popolazione vive nella Cina interna, quella che sta appunto verso oriente, verso l'Oceano Pacifico. Andiamo a vedere qualche città importante in Cina. Abbiamo detto che la capitale è Pechino, eccola qua. Poi Beijing o Beijing, come viene chiamata. E poi abbiamo altre città importanti, sono delle metropoli che noi conosciamo perché comunque sono delle città importanti a livello internazionale. Purtroppo ultimamente conosciamo abbastanza la città di Wuhan, perché è da lì che è partita l'epidemia del coronavirus, eccola qui, siamo nella pianura, nella Cina interna. Poi un'altra città famosissima è Shanghai, e adesso ci vedete dov'è, eccola qui, è una città marittima, Shanghai. Poi un'altra città famosissima è Hong Kong, siamo sempre nell'area marittima, siamo sempre nell'area, eccola qui. Siamo sempre nell'area della Cina interna e appunto abbiamo queste città, escludendo Wuhan che noi conosciamo, ripeto, adesso soprattutto per quanto riguarda l'epidemia, il resto sono città famose perché sono tutte città in qualche modo costiere, legate al commercio internazionale e quindi insomma fondamentalmente l'Occidente ha avuto a che fare con queste metropoli.
oltre ad essere città molto ampie e popolose. Ultimo stato che andiamo ad analizzare è il Giappone. Il Giappone, un attimo che prendo la pagina, eccola qua. Il Giappone fa riferimento all'Asia insulare, perché tecnicamente il Giappone è un arcipelago, cioè un insieme di isole nell'Oceano Pacifico. Allora, questa zona è una zona interessante perché è particolarmente legata al vulcanesimo, cioè è una zona giovane, nel senso che le placche si muovono, l'attività vulcanica è forte, sono forti i terremoti e quindi la terra lì si rigenera, proprio la crosta terrestre lì si rigenera. Ecco perché il Giappone è uno dei paesi più all'avanguardia per quanto riguarda l'edilizia antisismica. Cerca di in qualche modo rispondere a questa emergenza che la natura le pone davanti tutti i giorni, perché ripeto, è una terra molto ma molto ballerina. Allora, prima di andare, anzi no, andiamo a vedere adesso la geografia, le aree in cui può essere divisa il Giappone. Allora, vedete, il Giappone si trova di fronte alla Cina ed è legata in qualche modo di fronte anche, scusatemi, alla Federazione Russa, di fronte alla Corea del Nord. E sono queste isole, diciamo, che stanno ad est, per intenderci, della Cina. Siamo nell'Oceano Pacifico, ma nello specifico, vedete, si crea una sorta di mare interno. Questo mare interno è il cosiddetto mare del Giappone. Allora, fondamentalmente, questo arcipelago presenta quattro isole maggiori, che sono queste che vedete, che corrispondono circa al 97% del Giappone, e poi ci sono tanti isolotti più piccoli, tipo queste qua. Allora, innanzitutto, andando da nord a sud, abbiamo alcune isole. La prima isola è questa, Hokkaido. Questa è la prima isola, quella che sta più a nord. Piano piano, scendendo verso sud, troviamo l'isola più grande, Honshu, dove troviamo le principali città. Innanzitutto nell'isola Honshu noi che cosa troviamo? Troviamo la pianura più estesa del Giappone, che è la pianura di Kanto, che si affaccia sull'Oceano Pacifico. Vediamo se qui è segnata. Dovrebbe esserci, ma io non la vedo. Comunque, vado avanti e poi vi dico dove sta. Quindi l'isola, la pianura di Kanto, che è la più estesa, si affaccia, ripeto, sul Pacifico. Poi, sempre da ricordare, nell'isola Honshu c'è la capitale, Tokyo. C'è la capitale Tokyo, ci sono città importanti come Kyoto oppure Kawasaki. Ecco qua, Kyoto sta qui, Kawasaki sta sul mare vicino a Kyoto. Ci sono tantissime città che noi conosciamo e la cosa interessante è che sull'isola Honshu è presente nella catena centrale il rilievo più alto del Giappone, il monte Fuji, il Fujiyama, che è un vulcano fondamentalmente, che ha la vetta praticamente quasi sempre innevata, per 9-10 mesi all'anno questa vetta di vulcano è innevata ed è il simbolo del Giappone fondamentalmente. Quindi abbiamo questo. Poi, che cosa c'è da dire più? È alto circa 3.776 metri e il Fujiyama appartiene, ripeto, a questa catena centrale che è chiamata, insomma, comunemente dai geografi, la catena delle Alpi giapponesi, perché sono appunto le montagne più alte che attraversano il Giappone. Poi abbiamo una terza isola, che è questa, perché vedete, Honshu, ragazzi, va da qua sopra, tira, tira, tira e arriva fino a qua sotto. Ecco perché è la più grande. Poi abbiamo l'isola di Shikoku, eccola qui, e poi l'ultima isola qua sotto, l'isola di Kyushu. Nell'isola di Kyushu troviamo la città di Nagasaki, che noi insomma conosciamo insieme a Hiroshima, eccola qui, che si trova nell'isola Honshu, perché è lì che sono state sganciate le due bombe atomiche. Allora, questo è, diciamo, l'aspetto geografico, questo è l'aspetto geografico che dovete ricordare per quanto riguarda il Giappone. A livello politico, invece, che cos'è il Giappone? Il Giappone è una monarchia costituzionale. Che vuol dire? Vuol dire che a capo dello Stato c'è un monarca, nello specifico c'è l'imperatore in Giappone, e
a sua volta esiste anche una forma di sovranità popolare, per cui ci sono dei rappresentanti del popolo, c'è un Parlamento e un primo ministro. Questa è la caratteristica politica del Giappone. Con questo si chiude la nostra lezione sull'Asia. Le cose che ho detto, i principali dati che vi ho dato, le varie città che ho nominato, vedete, le ho messe qui. Sono segnate tutte quante sul nostro PowerPoint. E poi, qua, come dicevo la volta scorsa, c'è questa tabella con le principali capitali. Vi devo fare però delle precisazioni perché nella video lezione precedente, riascoltandola, mi sono resa conto che ho detto delle cretinate. Nello specifico, alcune, insomma, ascoltandole ve ne siete sicuramente accorti che erano dei lapsus, però me ne sono accorta e ve lo dico adesso. Ad esempio, al minuto 13 della registrazione ho detto che l'Asia va dal Mar Adriatico all'Oceano. Ovviamente, e l'ho pure indicato sulla cartina, non è il Mar Adriatico, ma è il Mar Mediterraneo, ovviamente. E poi un'altra cosa che ci tengo a sottolineare. Allora, l'Indonesia fa parte dell'Asia, cioè l'ho detto, però non vorrei fosse diciamo, poco chiara la questione, quindi vorrei tornare un attimo sulla proprio la geografia dell'Asia, proprio la parte iniziale. Allora, quindi prendo un attimo una cartina. Allora, questa è la nostra Asia. Questa parte qua. Quindi per intenderci Sumatra, Giava, eccetera. Questa quindi Giava qui, Sumatra qua, il Borneo, eccetera. Queste isole qui, che sono praticamente parte dell'Indonesia, sono legate anche all'Indonesia, rientrano nell'Asia, nel continente asiatico. Addirittura c'è praticamente uno stato, la Guinea, che è da questa parte, che è per metà asiatica e poi che vedremo prossimamente che per metà appartiene all'Oceania. Quindi per intenderci, l'Asia arriva fino a qua sotto, arriva fino a tutte queste parti che vedete disegnate, colorate. Il resto, questa parte qua coperta, non è più Asia, appartiene all'Oceania. Nello specifico lì c'è la zona dell'Australia e non solo, c'è anche la Polinesia, eccetera. Quindi attenzione, Giava, Sumatra appartengono all'Asia, non sono appartengono nel settore dell'Indonesia, non c'entra il discorso dell'Australia, sono separate queste due zone. Spero di essere stata più chiara adesso, perché per come l'avevo spiegato poteva essere frainteso il discorso. Allora, tutto qua. Questo è quanto dovete conoscere per il momento sull'Asia. Spero sia tutto chiaro. Se qualcosa vi sfugge, sapete come contattarmi. Ciao!